Un saluto a tutti e un saluto di buon anno per il ritorno di Stefano Gianti, in questo momento dalla Svizzera, sui Scott. Buongiorno, buon anno a tutti, buongiorno. Bonjour, come mai in francese? Da Londra adesso francese? Adesso sono qua nella sede di Swissquote, Swissquote Holding vicino a Ginevra, quindi qua sai, zona francofona, Ho insomma, parlo capito, francese. oui. Mi dovrò adattare, mi dovrò Va adattare. bene, oui, je suis gentil, eh? Va bene? Senti, come mi spieghi tutta questa montagna di soldi che ha guadagnato la Banca Centrale Svizzera? Si sono messi a fare legge. Di fatto ne parlavamo molto l'anno scorso anche Claudio, in effetti è diventato un fondo hedge di fatto, dal 2015 in particolare avevano iniziato ad avere più riserve, detenendo più che altro anche proprio titoli azionari, titoli di Stato, ma anche titoli azionari negli Stati Uniti, quindi con il rialzo delle borse c'è stato un profitto incredibile di 56 miliardi di franchi che è paragonabile a un fondo hedge. Per fare un esempio la Federal Reserve, vista che è molto più grande ovviamente della Banca Nazionale Svizzera, dovrebbe aver avuto un profitto di 1.500 miliardi, invece la Federal Reserve viaggia sui 100 miliardi all'anno, quindi questo fa capire anche probabilmente a qual è il rischio di esposizione della Banca Nazionale Senti, Svizzera. ma con che logica una banca centrale si compra il titolo Apple? Ognuno ha mandati diversi nel tempo la Banca Nazionale Svizzera per cercare di non far apprezzare troppo il franco svizzero è dovuta intervenire, quindi di fatto quando tu vai a comprare Apple di fatto vendi franchi svizzeri e compri un asset denominato in dollari, ma questo è un problema ancora attuale perché è vero che la Banca Nazionale Svizzera sta avendo questo profitto, ma non può neanche chiudere tutte le posizioni perché se dovesse intervenire chiudendo tutte le posizioni, poi di fatto va a riconvertire dollari in franchi, quindi il franco si apprezzerebbe, quindi le posizioni andranno alleggerite nel Ho corso del capito, tempo. Però quindi se sono. il rally delle borse continuerà, il 2018 sarà ancora un anno incredibile per i profitti della Banca Nazionale Senti, c'è Svizzera. un tale, non so se sai il cognome, si chiama Gundlach, gestore obbligazionario considerato tra i migliori al mondo, che dice che no, questo non sarà ancora un anno toro, insomma, che dopo 9 le borse una sosta la dovranno fare per forza. Non ti chiedo come, ti chiedo insomma. Come la vedi tu guardando gli indici, poi tutto in, perché sembra tutto in perfetta salute. Io sì, sono sempre dalla parte degli ottimisti, però sempre con estrema attenzione. È normale che poi è da ormai tantissimo tempo che c'è sempre chi dice che uno storno ci sarà. Ovviamente uno storno prima o poi ci sarà, poi gli Infatti. storni che mancherebbe ci sono sempre. Però il Dow è arrivato a 26.000 punti, tra l'altro. La volatilità si mantiene molto, molto bassa, l'IX sta sui minimi. A mio avviso dipenderà molto dall'economia reale, come è giusto che sia. Effettivamente gli Stati Uniti a questi livelli scontano una crescita del corporate USA, quindi dell'industria Certo. statunitense, di almeno dell'8%. Quindi questo è quello che dovremmo effettivamente capire, così come poi questo è l'anno della riforma fiscale. Quindi la riforma fiscale si vedrà che effetti farà negli Stati Uniti. Poi attenzione perché ci sarà anche il rimpatrio della liquidità negli Stati Uniti. Dall'altra parte, però, attenzione perché in Europa uno degli elementi chiave nella politica europea è anche l'appuntamento del 4 marzo con le nostre elezioni. L'Europa Sì. nel 2017 è sicuramente molto più stabile, vedremo quale sarà l'output delle nostre Senti, elezioni. intanto però a proposito d'Europa vola l'euro, insomma, no? La criticabilissima moneta comune, che è la moneta, come dire, no? Costruita tutta in laboratorio, di fatto va bene, il dollaro altro che parità. Altro che parità, siamo andati dalla parte opposta, in particolare nell'ultima settimana c'è stato un movimento verso l'alto notevole, ma più che altro verso il basso del dollaro. Il dollaro si è deprezzato molto. In Europa, attenzione perché giovedì Mario si era espresso con il fatto che si procederà con molta cautela, nel senso che questo sarà semplicemente l'anno della diminuzione del quantitative easing, un aumento dei tassi non potrà essere visto prima della fine del quantitative easing, però questo dichiarazione che di fatto avrebbe dovuto leggermente deprezzare l'euro, però effettivamente l'ha già scontata. Questo fa capire che tutto sommato l'economia dell'Eurozona è ancora buona, sta tenendo, sta migliorando sicuramente, anche in Italia abbiamo visto leggeri miglioramenti anche di aspettativa di crescita del prodotto interno lordo, l'inflazione sta leggermente risalendo comunque e il sentiment comunque degli imprenditori rimane alto. Senti, Forex, cosa guardare oltre all'euro-dollaro? Peraltro è un, come dire, un cambio difficile perché da un momento all'altro ti arriva appunto il piccolo storno. Ah sì, per carità, Sono però le sì, valute, le cosiddette valute delle commodities.
l'oro dollaro, anche nonostante sia la valuta più liquida al mondo, più scambiata, comunque quando parte in breakout anche lui parte tranquillamente. Per quanto riguarda le valute, ma sì, in particolare proprio le commodity, starei sui metalli. L'oro si è ripreso bene, c'è stato un buon momento verso l'alto proprio per il deprezzamento generale del dollaro. Sì. Allora, il dollar index da 93 è passato a 90, quindi c'è stato un buon deprezzamento. Un po' tutti i metalli, in particolare l'oro, ne hanno beneficiato, a mio avviso. Potremmo vedere ancora un ulteriore spunto reale. Senti, so che hai un meeting importante, quindi un'ultima domandina veloce. Giunge voce che, insomma, c'è ancora questa corsa ad aprire conti sulle criptovalute, e questo nonostante, insomma, questa è la notizia. Poi dall'altra questo sciacquone da meno 20, meno 40%, meno 45 il Bitcoin dai massimi. Che tu sappia, così, si parla del fatto che ancora molta gente vuole entrare sulle criptovalute? Beh sì, decisamente sì. Io tra l'altro adesso lavoro per Swissquote Holding, proprio per la sede. Swissquote Bank è la prima banca a livello globale che ha lanciato la possibilità di poter detenere criptovalute, e c'è una richiesta fortissima, che ammontano diverse migliaia su base settimanale le richieste di apertura a conto solo per tradare le 5 criptovalute offerte. Attenzione a questo storno, fa pensare, nel senso, a mio avviso Bitcoin in particolare era salito molto in attesa della quotazione del future, perché le cripto, a mio avviso, si muovono anche molto per capire qual sarà il loro destino, perché poi basta l'intervento di un regolatore per diminuire comunque il volume degli scambi. È normale che il regolatore non può fare molto. E comunque hanno fatto festa agli Edge, pare, 9 Edge, hanno fatto performance stellari. Ah sì, sì, ovviamente chi ha posizioni ribassiste ovviamente ha fatto una buona festa, così come a chi ha fatto festa prima con le posizioni rialziste, però per molti questa è ancora un'occasione per entrare long a prezzi più bassi. È normale che le cripto sono state protagoniste nel 2017, lo saranno anche nel 2018, lo dimostra proprio l'interesse che c'è dietro proprio a questi prodotti. Va bene, quindi insomma, buon lavoro, vediamo un po' quali saranno ancora gli sviluppi delle banche centrali, no? Che comunque, insomma, gli occhi sono su di loro, arrivano anche le trimestrali, quindi carne al fuoco non ne manca. Io vi saluto e grazie a Stefano Gianzi. Tra un mese, e da oggi lo trovate sul sito, proprio praticamente da 5 minuti fa, su Swissquote.it trovate la possibilità di iscriversi al Trading Tour che nel 2018 riparte proprio da Trieste e Verona il mese prossimo. Va bene, avremo modo di parlarne. Grazie Stefano Gianti e buon lavoro. Grazie, buona giornata a tutti.